Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Dopo la denuncia di Adico, finalmente si è mosso qualcosa nel condominio Turati di Via Vissolati in zona Altobello a Mestre, gestito dall'Ater. Qui gli inquilini sono ostaggio di occupanti poco raccomandabili e sono vittime di un degrado e di una sporcizia non più tollerabili. Secondo quanto riferito dagli inquilini, gli stessi sono stati contattati dagli agenti della polizia che con due pattuglie hanno poi effettuato un sopralluogo della zona, con particolare attenzione per gli scantinati e i magazzini, dove la situazione di totale degrado è purtroppo ben visibile. Ora i condomini sono stati rassicurati. Presto passeranno i dipendenti dell'ASL per verificare le condizioni igieniche che in molti punti sono decisamente al limite. Poi dovrebbe toccare a Veritas, chiamata in causa per la rimozione delle cianfrusaglie e dei rifiuti. Ancora cronaca. Alle ore 18 di ieri, domenica 11 agosto, un incidente stradale si è verificato in località Staffolo a Torre di Mosto. Si è trattato di uno schianto frontale tra due auto. Due persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco, arrivati da San Donà, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto due persone rimaste bloccate nell'abitacolo. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di sport. A Parigi c'è anche molto Veneto. 10 medaglie, 2 ori, 3 argento e 5 bronzi arrivano infatti dai nostri atleti che hanno piantato la bandiera nel nuoto, nel canottaggio, nella scherma, nel ciclismo e nella pallavolo. A tutti loro dedico un immenso grazie per la passione, l'entusiasmo e la determinazione con le quali hanno vissuto le Olimpiadi, che preparano il terreno per Milano Cortina 2026, l'appuntamento in cui sarà protagonista anche il nostro meraviglioso territorio, il Veneto. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, celebra con entusiasmo i risultati ottenuti dai campioni olimpici ed esprime grande orgoglio per il contributo della spedizione veneta impegnata in diverse discipline contribuendo al medagliere italiano. E voltiamo pagina. Si è conclusa la rassegna estiva teatrale e cinematografica organizzata dall'amministrazione comunale di San Stino di Livenza. Tutti gli eventi proposti hanno riscosso grande successo, sia di partecipazione con circa 2.000 spettatori complessivi, sia per il gradimento riscontrato nel pubblico che ha particolarmente apprezzato le rappresentazioni teatrali, ma anche la qualità delle pellicole prescelte per le proiezioni cinematografiche. In tutto, tra luglio e inizio agosto, sono stati proposti 9 appuntamenti, pensati per un pubblico trasversale, cioè di tutte le età, ma con un'attenzione particolare rivolta alle famiglie. Accanto agli eventi del capoluogo, alcuni appuntamenti si sono svolti alla Salute di Livenza, nell'obiettivo di coinvolgere l'intero territorio comunale. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.